Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi, upplata, stavo volando, video acquisti. Nella solita busta super carina di Luna ci sono gli ultimi acquisti random che ho fatto nell'ultimo periodo. Gli ultimi li ho fatti praticamente stamattina. Avevo appuntamento dall'estetista, solo che sono arrivata praticamente con un'ora d'anticipo. L'ho fatto un giro da tutto 50 centesimi. Ho comprato qualcosa. Ho speso 5 euro praticamente. Comunque ora vi faccio vedere tutto ciò che ho comprato nell'ultimo periodo. Pesco random, metto la mano, ciò che becco ve li faccio vedere. Prima cosa, questo è un acquisto di stamattina. Allora, sono le salviettine leva smalto senza acetone della seta blu. Le ho volute comprare per provarle, vedere se riesco quest'estate a evitare di portarmi l'acetone grande quando vado in vacanza, di portarmi solo le salviette, perché per quanto ho visto sono chiuse, ora vi faccio vedere, in modo dose, quindi vabbè, alla fine 7, voglio vedere con una quanto riesco a togliere e cosa riesco a togliere, se diciamo così. E le ho pagate 1 euro. Della seta blu già uso da tanto tempo il leva smalto, l'acetone normale, quindi mi dovrei trovare bene. Poi ancora pescando random, Stenom, sono stata da nonna domenica, ho preso un paio di cosucce, una di quelle cosucce è la solita crema Cool Rapid, è l'ozione rinfrescante gambe e piedi affaticati della Fit Care. Io adoro questa crema, la tengo in frigo, mi trovo benissimo. Secondo me forse sarà la decima, undicesima confezione che finisco, quindi mi piace tantissimo. Ancora random. Ah, il cerchietto che ho preso stamattina, l'ho pagato, mi sembra 1,50 euro. Mi è piaciuto tantissimo questa parte qua, che praticamente è un incrocio, molto carino. Poi giallo sui capelli biondi, dovrebbe starci bene. Però non mi devi tirare tutti i capelli. Mi piaceva troppo e ho deciso di comprarlo. Sempre perché ero arrivata troppo presto all'appuntamento. Poi ho comprato un pennello a lingua di gatto, sempre della seta blu, questo l'ho pagato 50 centesimi. Lingua di gatto anche per le labbra, ma credo che lo userò per sfumare la matita, che sono rimasta senza. L'ultimo che avevo si era tutto rovinato e l'ho buttato via. Poi, sì, vendere questo me l'ho dimenticata. Ho preso un altro cerchietto, questo azzurro con questo bel fiocchetto. Ho fatto la collezione di cerchietti. Ah, questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma se non è un euro e 50. E poi, ah no, c'è anche lo scontrino. No, non c'è lo scontrino perché è il prezzo totale. Vabbè, comunque poi ho preso tre elastici, due rossi, questo lo mettiamo qua, lo devo buttare, due rossi e uno fucsia rosa, perché no, servono sempre. Poi, ah sì, il pennello due fibre, sempre della seta blu, come ti chiami? Pennello make up, non ha nome, e l'ho pagato 1,50 euro. Volevo provare un duo fibra da un bel po' di tempo, però non avevo voglia di spenderci troppo, quindi questa è stata la, oddio, così c'è, oddio, una giusta proporzione tra il fatto che volevo provare un pennello, due fibre e il costo residuo. Il colore è troppo carino, non so, non ho mai provato un duo fibra, non so come si dica. Proveremo. La curiosità è femmina e io sono femmina. Sono un po' accelerata oggi. Rilassati. Sediamoci con calma. Ok, continuiamo. Allora, della Programme Soleil Fototipo Baby Latte Spray Ultra Protettivo all'estratto di plancton UVA SPF UVB 50, protezione alta, resistente all'acqua e alla sabbia, e anche il latte spray dopo sole idratante e calmante all'avena. Dalla ricerca cosmetica, consiglio per nutrire e rinfrescare la pelle delicata dei bimbi. Mamma me l'ha preso, era un pacchetto in due, due in uno.
domani probabilmente me ne vado a mare e lo proverò, poi faccio sapere. Ancora Stenom, il solito lip care, la crema riparatrice per labbra screpolate, lo uso da 3-4 secoli, mi sono sempre trovata benissimo. Poi, questo ve lo faccio vedere dopo, sono dei jewels, braccialetti che mi ha portato mia zia. Stenom, il Sun Protection, sempre della linea Dermacare, spray protezione molto alta, SPF 50+. Di questa vi posso anche dare ora i pareri, perché sono anni che uso la protezione solare della Stenom e mi sono sempre trovata divinamente. Non mi sono mai scottata, ho sempre preso una abbronzatura molto graduale e molto resistente nel tempo. Di solito parto ovviamente sempre con una 50 e a fine estate riesco ad arrivare anche a una 30. Quest'anno andrò parecchio a mare, quindi ho 2,50, poi devo finire delle 30 dell'anno scorso prima che vanno in scadenza, che ho aperto tipo fino ad agosto, inizio settembre l'anno scorso, quindi devo finirle quest'estate. Devo andare a mare, mi devo abbronzare. Ultima cosuccia comprata oggi, sempre della Seta Blu, è il solvente per unghie con acetone. Stavo evitando gli acetoni, però vabbè. Arricchito con estratto di alga rossa, nutre e migliora la resistenza e elasticità delle unghie. Di solito uso quelli là, tipo con liquido blu o con liquido rosa. Ho dovuto cambiare. Ultime cose che voglio far vedere. Ma qualcosa perdeva acqua? Sei tu che perdi acqua? Probabile. Vabbè. Le ultime cosine che voglio far vedere stanno qua dentro, sono i jewels che mi ha dato zia. Allora, la prima cosa è questa, è bellissima, non è bella, è bellissima. È una collana, ma si potrebbe usare anche come cerchietto, con tutti questi cristalli veri, molto carina. Molto leggera, anche se sembra che abbia un peso eccessivo, ma è abbastanza leggera. Quest'estate sarà un onore indossare questi jewels. Poi, braccialino bianco con cristalli veri, uguale in rosa, uguale in argento e basta. Tre così. Poi, nero e oro, rosso e argento. Dovrebbe esserci un altro uguale? No. Ok, questi due così. Poi, arancione, bianco, verde, bello questo verde, e un verde più chiaro. Questi qua sono belli sia da indossare tutti insieme, anche questi, ovviamente separatamente i modelli, ma anche vicino a un orologio. Non so, tipo ora c'è questo bianco per completare il pandan, mi piacciono molto. E infine questo con un charm, perché uno solo, con pallocchiola e argento e color ambra. Questo pure è molto carino. Ma i braccialetti sto a posto per diverso tempo, eh? Oddio, mi sono fatto una corsa! Non è che devo... Tra poco sì, praticamente si mangia. E quindi volevo chiudere il video velocemente. Io vi mando un grosso bacio. Spero che questi acquisti barra regalini vi possano piacere. No, questa collana è troppo carina. Ma veramente è carinissima. Scusate. Che ve pare? Come ve pare? Sì, però non mi devi strappare i capelli. Mi sa che me la gioco stasera, anche se non ho ancora l'abbronzatura. Basta. Ok, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!